Esattamente, riconosco che dal punto di vista prettamente discrezionale può anche non essere affidabile, diciamo che la capacità di fare trading discrezionalmente, o perlomeno l'abilità che si può avere per chi ce l'ha o per chi tende ad averla, è quella di affidarsi sia delle strategie, affidarsi degli indicatori, ma a saperlo leggere in un contesto più ampio, perlomeno chi ci sta davanti 10 ore al giorno come sottoscritto, più o meno gli indicatori riesce a leggerli in modo molto personale, a volte anche non replicabile, non trasmissibile, e però appunto saperle anche capire quando il tuo indicatore non è affidabile, ecco, e quindi se non altro non c'è sempre da andare long o short, anche non fare nulla. Permettimi una battuta, direi che volevi dire 10 ore invece che 10 euro in una giornata. Ascolta, per Dico quanto. 10 euro, Sì. scusami, ho sbagliato, 10 euro. Per quanto riguarda invece il DAX, i livelli principali da monitorare? Il DAX, dal punto di vista del grafico daily, è impostato esattamente nello stesso identico modo. Nella giornata di venerdì anche lui ha rotto al ribasso e il mio indicatore super trend ha toccato con uno spike proprio venerdì il livello 10.250 e oggi ha fatto una candela che è un vero e proprio inside bar, quindi anche lì long, cioè lo short meglio, non lo vedo sotto, non lo vedo al momento sotto i 10.200. Se dovesse andarci, purtroppo la negatività di breve periodo dovrebbe continuare. Altrimenti, essendo un inside bar, ovviamente il massimo della giornata di venerdì attorno al 10.410 potrebbe innescare anche lì un mini trend rialzista di breve periodo che possa portare tranquillamente le quotazioni sopra il 10.500 e almeno sopra il 10.540, 550, insomma, anche 570 volendo, insomma, fino alle quotazioni su quale stava più o meno navigando attorno al 9 settembre, ecco, quindi una settimana fa.